con una decina di secondi e poi vediamo che cosa avete risposto, come avete risposto. Ok, andiamo a vedere. La maggior parte di voi lo vedete, nell'80% dei casi ha risposto con un differenziale a monte 3i di n e di tipo S, che è la risposta giusta. Ora, se magari chi ha risposto B mi scrive in chat come mai ha deciso di rispondere in questo modo, magari riusciamo a condividere il perché, o quantomeno capire il perché di questa risposta, e magari ritornare sull'argomento con delle, ripetendo i concetti base, perché effettivamente non capisco il motivo per cui si scriva che non è necessaria la selettività e si debba a questo punto entrare nella casistica che adesso vi faccio vedere. Ok, quindi non siate timidi, la chat è a vostra disposizione, scrivetemi il motivo per cui avete risposto B e non avete risposto A. Proseguiamo con la nostra trattazione e affrontiamo le casistiche che spero che chiariscano ogni dubbio. Ci troviamo in un impianto in cui io ho un interruttore Q2 sul carico A, selettivo con l'interruttore Q1 e con l'inverter. In questo caso aggiungiamo uno step in più e quello che noi dobbiamo fare è questo. Quadrato T di monte, scusate, questo la cancello un attimo solo, devo cancellare questo, vediamo se riesco a cancellare, clear, ecco, perfetto, scriviamo via, io devo fare il quadrato T dell'interruttore di monte, 1, il quadrato T, ammesso che sia così, del questo signore, l'IPS, e dobbiamo fare il quadrato T dell'interruttore Q2. Il quadrato T dell'IPS ve lo dà la BB e poi lo vediamo poi in tabella. Il quadrato T invece del Q2 e del Q1 lo trovate nei cataloghi degli interruttori più o meno, ma in un modo semplice. Semplice se l'interruttore è un interruttore modulare, perché non essendo regolabile è facilmente disegnabile a catalogo il quadrato T dell'interruttore modulare. Il modo più complesso è il quadrato T di un interruttore regolabile elettronico e quindi dovete andarlo a disegnare con dei software come quelli della VB che conoscono esattamente il comportamento dell'interruttore durante il guasto. Fatto sta che io devo arrivare a questa condizione. Quindi, se ottengo questa condizione perché l'ho studiata bene, perché ho gli elementi a catalogo, allora ritorniamo a quanto già detto prima, questo signore qua, il Q2, commuterà, ancora prima però di lui è più veloce l'UPS a commutare sullo statico, apre Q2, estingue il guasto e si ritorna nelle condizioni normali perché il Q1 non ha manco visto quello che sta succedendo perché il Q2 è stato sufficientemente veloce da non farlo intervenire. Ci troviamo adesso quindi nelle condizioni, dicevo, di prendere i documenti tecnici di ABB per quanto riguarda i discorsi di selettività di quadrato T dell'interruttore Q2 e dell'interruttore Q1 e di andarli poi a confrontare con il quadrato T dell'UPS. Che è tabellato. Si può anche calcolare, poi vi faccio vedere come. Poi passiamo al secondo caso che vi illustra che cosa succede. Io ho sempre due interruttori Q1 e Q2, però Q2
qualcuno è stato scelto non selettivo con Q2 e quindi può intervenire in contemporanea con Q2. Allora che cosa succede? Succede che l'UPS alimenta c'è un guasto in questo punto, l'UPS va in isola per qualche istante, non potendo a questo punto, come dire, non avendo supporto di Q2 e di Q1 per l'interruzione del guasto, interverranno le protezioni interne a questo punto dell'UPS e dopo qualche frazione di secondo questo oggetto qui smetterà sostanzialmente di andare a alimentare il guasto, perché questo signore qua, abbiamo detto, Q2 e Q1 sono così lenti da non entrare, diciamo così, in gioco nel ridurre, nel togliere il guasto sostanzialmente. Se poi addirittura dovesse aprire anche Q1 in contemporanea di Q2, ancora prima che l'UPS possa commutare, la commutazione non ci sarà e pertanto noi ci troveremo sempre nelle condizioni che Q1 e che l'UPS non potrà continuare a esercire il proprio impianto e si autospegnerà. Adesso supponiamo di aver fatto una cosa della serie. Q1 e Q2 sono esattamente identici come interruttori, come prestazioni, come tutto, perché ho sbagliato a dimensionarli. Non avevo niente in casa, ho scelto Q1 esattamente uguale a Q2. Allora che cosa succede? Succede che il guasto in A viene visto in stessa misura in termini di tempo e di capacità di apertura da parte sia di Q1 che di Q2, perché abbiamo detto che sono uguali. Allora, se Q1 e Q2 fossero più veloci del mio inverter, l'inverter non potrà commutare perché a questo punto Q1 è già intervenuto e gli ha tagliato tutta la parte di rete, quindi non può commutare sullo statico. Ha però non vede più il guasto perché sono stati sufficientemente veloci Q1 e Q2 e pertanto io andrò a continuare a alimentare i miei carichi finché mamma batteria mi darà la possibilità di poterlo fare. In questi casi forse la scelta di 10 ore di autonomia, scherzo, potrebbe aver senso, salvo che qualcuno sia disposto a pagare tanto in batterie perché il progettista non ha fatto i suoi calcoli di selettività. In questo esempio qui vi faccio vedere come si fa il calcolo dell'I quadrato T. L'I quadrato T lo si calcola in funzione della corrente di cortocircuito che è in grado di erogare un UPS, che è 0 un secondo è circa il 200% della corrente di carico. Allora, da catalogo di ABB, per un UPS da 100 kV si ha un ICC di 348, prendo 348 per 0,1, eccolo qua, è il tempo di calcolo di apertura, e ottengo 121.104 ampere quadrati al secondo. In realtà il catalogo dell'ABB, quando mette il valore reale di quadrato T, vi porta di quadrato T a 175.000 ampere ora. Lo vedremo, credo, no, non subito, ma nelle slide successive quando parliamo dei vari modelli di UPS. Quindi per difetto lo calcolate prendendo la corrente al quadrato per il tempo di interruzione. In realtà, se non lo trovate a catalogo, oppure se lo andate a catalogo, vedete esattamente questo valore. Fatto sta che per la selettività, quello che sta in alto deve avere un quadrato T più alto, poi intermedio e poi un quadrato T più basso. È così che si va a leggere la selettività di questi componenti. Ho chiarito il dubbio per coloro che hanno risposto B? Adesso,
Torniamo un attimino sull'argomento degli UPS come prodotti. Abbiamo detto che abbiamo gli standalone, la potenza da 10 kV fino a 600 kV, parallelabili in orizzontale, come se fossero tanti generatori, tanti trasformatori. Ma abbiamo anche quelli modulari a cassetti, dove ogni cassetto è, abbiamo detto, un UPS. E le potenze vanno da 10 fino a 3 megawatt. Allora, vediamo a questo punto, tornando al tema della scalabilità accennato dalla guida CEI, che cosa vuol dire? Vuol dire che è un disegno fatto meglio, il parallelo è solo in orizzontale, perché è un parallelo tradizionale per quelli monolitici, il parallelo diventa anche in verticale per quelli a DPA. Vantaggi e svantaggi. Allora, qui abbiamo lo svantaggio, secondo me ci sono più svantaggi che vantaggi. Uno svantaggio è che deve avere lo spazio per mettere queste macchine in parallelo, se non previsto. Lo secondo svantaggio l'abbiamo visto nella guida del CEI. Aumentare sostanzialmente il numero di macchine in parallelo significa ridurne il carico per ogni singola macchina, ma ridurne anche l'efficienza. In questo caso specifico, invece, risparmiamo spazio e possiamo a questo punto modulare meglio la potenza, e su questo argomento ci arrivo ritorno tra qualche istante. Questo è l'UPS, questo scatolotto qui è un UPS vero e proprio. Questo è il concetto di tecnologia decentralizzata. Come funziona il tutto? La tecnologia decentralizzata significa ogni cassetto è un UPS, può essere a questo punto estratto e sostituito in meno di 10 minuti e sostanzialmente può essere inserito anche a caldo. Quindi voi capite bene che i tempi di intervento e fini proprio di quella affidabilità dell'impianto sono decisamente minimi. Quel famoso MTTR si riduce a pochi minuti rispetto all'intera vita annua dell'impianto. Altro aspetto interessante è riportato qui. Questa macchina è completamente autonoma, nel senso che è un UPS a tutti gli effetti. L'unica cosa che non è completamente decentralizzata è la batteria. Lui ha una minima batteria, ma se vogliamo parlare di batterie di autonomia di 40 minuti, 45 minuti, come nell'esempio, dobbiamo comprare un armadio batterie a parte. Questa invece è la tecnologia classica, cioè centralizzata, dove voi vedete sostanzialmente che le sole parti decentralizzate, come dice la nota che ho scritto, sono le unità di alimentazione. La CPU, il control panel, il bypass e la batteria sono tutte centralizzate. Ecco qua, questo è il modello tipico di ABB. Ecco questo qui, questo signore qua è la DPA 500. Ma può esserci anche la DPA 250 a seconda della potenza. Si vedete i moduli che crescono sia in parallelo classico sia in parallelo verticale. E a fine colonna qui c'è il quadrato T, il famoso 175.000 ampere quadro per secondo è riportato qua. Quindi o lo calcolate con il quadrato di cui vi ho fatto vedere, in base alle correnti di guasto, e per 0,1 secondi, oppure lo trovate al catalogo. Qual è il rendimento di una macchina del genere rispetto a una macchina monolitica? È la capacità, è molto alto, e grazie al fatto che la sua capacità è quella di modulare la potenza in funzione dell'assorbimento del carico.
Allora, innanzitutto queste sono macchine che comunque garantiscono come minimo il 96% di rendimento, fino ad arrivare a punte anche del 97,6%. Quindi sono macchine ad altissimo rendimento sostanzialmente, e questo è importante per tutto l'intero ciclo di vita dell'impianto stesso, soprattutto quando si raggiungono valori di carico inferiori al 50%. Altro aspetto importante è capire come mai queste macchine hanno dei rendimenti così elevati, perché al loro interno c'è una funzione che si chiama XTRA. XTRA cosa significa sostanzialmente? Significa che la macchina, quando il carico scende addirittura sotto il valore del 25%, è in grado di mantenere rendimenti estremamente elevati, anziché scendere dal 97,6 al, credo che sia scritto 96, mantiene rendimenti prossimi al 97% perché spegne i moduli non necessari all'alimentazione del carico. Vediamo un disegnino che così capiamo tutti quanti che cosa voglio dire. Allora, voi avete dimensionato questa macchina per poter caricare, in questo caso specifico, qui 15 carichi, perché sono 5 carichi, 5 moduli per ogni armadio. Ma se questi carichi dovessero funzionare sostanzialmente per valori molto bassi della loro potenza, voi andreste sostanzialmente a caricare in maniera molto parziale ogni singolo cassetto, con un abbattimento del rendimento della macchina. In realtà la macchina si accorge che i carichi non sono tutti attivi e pertanto attiverà un numero sufficiente di carichi, qua ne vedete uno, di cassetti, qua ne vedete un attivo, qua vedete il secondo attivo, qua vedete il terzo attivo, sufficienti ad alimentare la potenza necessaria. Alimentando meno UPS, usando meno cassetti, quindi meno UPS, se vi ricordate la tabellina della guida CEI, andiamo ad aumentare i rendimenti della macchina e pertanto garantiamo rendimenti superiori al 97,6%. I cassetti non si spegnono sempre solo quelli, ma vanno a rotazione, in modo tale da preservare, per garantire un buon, diciamo così, funzionamento dei cassetti per tempi molto molto lunghi. Proseguiamo nella nostra trattazione spiegando alcune cose. Poi capiamo il perché, vi faccio vedere questo. Abbiamo detto che con il rendimento standard della macchina, noi possiamo, per conversione possiamo fare il 97%, possiamo avere un 97% circa anche con XTRA, e la macchina può lavorare anche semplicemente in batteria per il semplice fatto che abbiamo perso l'alimentazione di rete. Qualcuno mi viene a dire: ma io in commercio vedo delle macchine funzionanti in eco che hanno un rendimento del 99%. Funzionare in eco al 99%, quindi un rendimento superiore al 97,4% che è riportato in tabella, significa non utilizzare la doppia conversione. La macchina di AVD lo fa. Però permettetemi una domanda: chi compra una macchina a doppia conversione perché ha un carico che necessita di una doppia conversione? Per quale motivo poi dovrebbe farla funzionare in eco su quel carico? Quale scopo? Spendere meno quattrini di energia con il rischio di a questo punto creare dei problemi al carico o per altri motivi? Fatemelo sapere. Quindi, voglio dire, la macchina quando alimenta i carichi, li alimenta sempre in doppia conversione. Eventualmente voi potete farla funzionare in eco sempre che il cliente sia d'accordo. Chiedeteglielo prima. Poi
c'è la macchina più grande di tutte, che è il Megaflex. Mega sta proprio per indicare le dimensioni di questa signora, che anche lei ha moduli, anche lei in configurazione DPA, soltanto che i moduli non sono dei cassetti messi in orizzontale, ma sono intere colonne. Quindi voi vedete qui sei moduli. E questo è il modulo che viene estratto. Voi pensate quindi di aprire questa porta, c'è una serie di manovre e di estrarre con queste maniglie che si intravedono il modulo a porta aperta di questo signore qui. È un cassetto gigante, chiamiamolo così. Quindi stessa tecnologia con gli stessi rendimenti delle macchine di prima. Un attimo solo, possiamo arrivare chiaramente fino a 1500 kW. Andiamo avanti. Qual è il funzionamento della macchina? È esattamente quello che vi ho raccontato poc'anzi. Tutti i cassetti, chiamiamoli così, tutte le colonne sono attive, c'è una riduzione di carico, disattivo due elementi, c'è un'ulteriore riduzione di carico, disattivo quattro elementi e ne tengo attivi soltanto due a rotazione. Ritorna il carico, benissimo, si accenderanno gli elementi necessari per mantenere tutti i carichi alimentati secondo le specifiche di progetto. Ora passiamo alla quarta domanda inerente a questo tema. La struttura modulare DPA, che è riguardata con i cassetti, tanto per intenderci, o con la colonna, garantisce una scalabilità orizzontale oppure una scalabilità orizzontale e verticale? Anche in questo caso vi lascio circa un minuto di tempo per poter rispondere. Ora qualche istante. Vediamo un po' come avete risposto. In questo caso l'85%, lo vedete anche voi, ha risposto in maniera corretta. Struttura DPA, quella con i cassetti, tanto per intenderci, è scalabile sia in orizzontale che in verticale. Non fa solo la scalabilità orizzontale, perché in questo caso useremmo, per questa tecnologia classica, quella diciamo così, a moduli tradizionali, insomma, non a cassetti, quelli quindi non espandibili come potenza al proprio interno. Quindi usiamo quella a cassetti, che è quella più gettonata dai clienti sostanzialmente, di un certo tipo ovvio. Bene, vediamo adesso, visto che all'inizio abbiamo parlato delle misure, quanto erano importanti, vediamo un attimino come queste misure possono essere raccolte in modo tale da poter visualizzare i parametri di rete.
perché ABB non fa soltanto interruttori, quadri o quant'altro, ma fa anche sistemi e software di supervisione degli impianti, anche per, chiaramente per i data centers. Allora, parto sempre da questo concetto base che avrò ripetuto ormai milioni di volte. Io credo, ma lo credo ovviamente anche ABB, che i software di supervisione devono essere software che possono essere espandibili in un secondo tempo, che possano integrare i software esistenti e di conseguenza che siano integrati, integrabili e che integrano. Sono parole molto importanti che fanno capire quale sia la filosofia di questo software. Devono parlare quindi linguaggi di comunicazione aperti e devono permettere ampliamenti e condividere l'impianto con altri per farsi passare le informazioni da chi magari è più specializzato come software nel gestire cose che non fa, per esempio, ABB. Facciamo un esempio pratico. ABB non fa con dispositivi di sicurezza con via telecamera a controllo chiuso, no? Circuito chiuso. Ci sarà un software sicuramente che andrà a gestire questo circuito, ovviamente. L'importante è che questo software comunichi in modo aperto le informazioni di questi oggetti in campo e il software di supervisione di ABB andrà a leggere queste informazioni e per capire che cosa sta succedendo, ma non andrà a sostituirsi nelle funzioni del software di sorveglianza o, che ne so io, del software relativo al sistema di antincendio. Semplicemente preleviamo le informazioni sempre che questi parlino un linguaggio internazionale. Quindi, in pratica, quello che noi andiamo a dire in giro, quello che io vado a dire in giro nei convegni, ma che ABB fa, è sostanzialmente un'idea di impianto, di architettura, di sistema fatto in questo modo, dove indipendentemente dalla parte di impianto in cui noi stiamo parlando per esempio della building automation, quindi parliamo di KNX, stiamo parlando di HVAC e quindi di climatizzazione, stiamo parlando di sistemi di antintrusione, piuttosto che controllo accessi, piuttosto che videosorveglianza o parte classicamente elettrica, di media tensione o di bassa tensione, questi elementi comunicano tutti tra di loro e mandano le informazioni al server. Perché? Perché questo signore dell'HVAC avrà un dispositivo che parla, per esempio, Modbus verso l'esterno, che Modbus l'abbiamo visto già tante volte, ripetuto tante volte oggi, sia già nativo all'interno degli interruttori e dei moduli di ABB, la parte elettrica è scontato. Che KNX parli Modbus è una realtà perché c'è un dispositivo che traduce KNX in Modbus. Questi signori qui basta che abbiano un qualche cosa che traduce il loro linguaggio in Modbus e noi siamo qui. Allora, a questo punto, vedendo in un modo un pochino più strutturato, possiamo vedere che l'impianto di supervisione che vi può consegnare è un impianto che tiene conto sostanzialmente di alcune cose che sa fare bene ABB perché è il suo mestiere, okay? Quindi quella, tutta la parte elettrica, tutta la parte di automazione e controllo degli edifici con protocolli Modbus, e poi pensate poi anche eventualmente alle colonnine di ricarica, eccetera, quindi carichi particolari, e questi dispositivi, gateway, chiamiamoli così, di interfaccia su un linguaggio comune. Gli altri sono software proprietari di terze parti che vengono integrate nel sistema. Una volta che noi abbiamo tutte queste informazioni, le possiamo portare o a un sistema locale del cliente, o a questo punto le possiamo portare su un sistema esterno, o di proprietà del cliente, o di proprietà dell'ABB, un cloud ABB, a seconda di quello che il cliente desidera. Però l'importante è avere queste informazioni.